Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Dopo il parere positivo del CTS, il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza che dà la possibilità di non indossare la mascherina all'aria aperta dal prossimo 28 giugno. Il provvedimento sarà valido fino al 31 luglio, resta invece necessaria l'utilizzo della mascherina in negozi, bar, ristoranti, aerei e mezzi pubblici, nonché all'aperto nei casi in cui non è possibile mantenere le distanze di sicurezza. Io ritengo sia stato molto ragionevole il fatto di arrivare a questa disposizione sulle mascherine e ritengo anche sia molto importante che la Toscana in questi giorni riscontri sempre un chiaro abbattimento del numero dei contagi, ormai questa settimana probabilmente arriveremo a meno 500 contagi in una settimana e sembrano lontani i tempi quando nella seconda ondata arrivavamo in un giorno addirittura a 2700 contagi, quando in una settimana, ripeto, oggi superiamo di poco i 500 e siamo arrivati anche a 16.000 contagi in una settimana. E, insomma, a quei tempi non ci dobbiamo più arrivare, quindi è importante continuare la campagna di vaccinazione. Ringrazio il generale Figliolo poi, ieri, dopo ehm, diciamo così, le perplessità che avevo manifestato nei giorni scorsi, mi ha telefonato per dirmi che dal fondo di riserva che ha il governo a livello nazionale ci consegna nei prossimi giorni altri 15.000 Pfizer. Mi pare una svolta importante che ovviamente sta nel solco della forte riduzione dei contagi che c'è stata nel nostro paese, nella nostra regione ma in tutto il paese, che ha un riflesso importante sui ricoveri come vediamo, ormai da settimane stanno riducendosi in maniera significativa e quindi è un elemento importante nel ritorno a una normalità che ovviamente deve essere sempre presa con grande attenzione perché l'anno scorso abbiamo imparato come fronte di un calo importante, poi ci può essere, se non monitorato con attenzione, un ritorno all'epidemia. Nella fase finale dell'estate. Quindi, mi, mi pare comunque che sia un messaggio importante anche per tutti i cittadini, per tutti gli operatori economici che va nella direzione di riacquisire una normalità che dobbiamo lavorare perché non si perda neanche a partire dalle fine del, dell'estate prossima e di quest'estate. E su questo è importante raggiungere l'obiettivo della vaccinazione di tutti i toscani entro la fine di settembre. Un obiettivo che, nonostante le, alcune difficoltà nella fornitura dei vaccini, comunque penso sia assolutamente raggiungibile. Lo avevamo chiesto da tempo anche nella discussione in aula, soprattutto nel rispetto dei ragazzi, dei giovani che vogliono riappropriarsi degli spazi liberi, del divertimento, del luogo nell'ambito del quale creare relazioni. Bisogna stare all'aperto, si può stare all'aperto, la scienza ci dimostra che in questo periodo è veramente difficile contrarre il virus e quindi è opportuno che si torni anche a una relazione normale, ancora ci saranno delle restrizioni al chiuso, ma è importante questo è un primo segnale di normalità. Una, una battaglia non soltanto politica, ovviamente è scientifica. Nel frattempo devono continuare le vaccinazioni e deve continuare la sperimentazione per il farmaco, perché solamente con questi due obiettivi torneremo poi a una vita normale, reale, che è quella che io mi auguro possa essere poi da settembre. Sicuramente è un tentativo di riportare eh, la popolazione piano piano gradualmente alla normalità. È importante però che questa normalità avvenga appunto per gradi, in quanto quando voi sentite dire per esempio il vaccino X è sicuro al 90% di immunizzazione, l'80%, il 60%, è rispetto a chi non è immunizzato a parità di presidi di difesa. Quindi noi dal, dal prossimo lunedì avremo delle difese in meno. Quindi dovremo mantenere sicuramente un discorso sulla distanza sociale, sull'utilizzo dei gel disinfettanti, ancora con maggiore attenzione. Questo ve lo dico da medico, ma credo che sia anche di buon senso. Quindi sicuramente è un passo ulteriore per ritrovare quella sicurezza e quella serenità che tutti andiamo cercando compatibilmente poi con quelle che saranno le, eh, le cose economiche, perché inevitabilmente superata la pandemia, superata l'emergenza, dovremo affrontare altre situazioni altrettanto gravi. Gli italiani sono stati bravissimi ad adeguarsi a tutte le norme, a rispettare tutte le norme, ve ne sono alcune che nessuno ha capito. Sono stati bravi anche a rispettare quelle che non avevano una razziologica alla, alla propria base. Io penso a quel periodo in cui folle, in cui alle 18 la sera si cessava la somministrazione anche da asporto delle bevande, ma si continuavano a dare da asporto i cibi. Cioè tu andavi alla pizzeria, potevi portare a casa il pezzo di pizza ma non potevi prendere la lattina. La mascherina all'aperto in luoghi senza assembramenti ha un po' quella razio lì. Io mi chiedo ancora oggi che è obbligo, perché fino a lunedì è obbligatorio indossarla anche negli spazi aperti in assenza di assembramenti, quale sia la logica? Perché a una persona che, alla al quale chiediamo giustamente sacrifici da oltre 18 mesi per contrastare questa pandemia, perché a questa persona dobbiamo chiedere di indossare un dispositivo che specie con l'arrivo dell'estate non è... La cosa più piacevole del mondo è di doverla indossare anche all'aria aperta dove non c'è nessuno. Finalmente un momento che aspettavamo da tempo, perché oltre a essere diciamo, anche una liberazione, perché dato anche il caldo afoso che in questi giorni è arrivato anche in Toscana, è sicuramente un segno tangibile di un ritorno alla normalità per tutti quanti. E quindi viene salutato sicuramente anche psicologicamente con molto sollievo. Dobbiamo però continuare a raccomandare di mantenere le precauzioni che abbiamo tenuto finora per far sì che questa, eh, diciamo, questa rimozione delle mascherine possa restare tale. La disinfezione delle mani, tenere la distanza, evitare gli assembramenti, tutti quei comportamenti di buonsenso che farà sì che quest'estate possa essere vissuta anche con maggior sollievo rispetto a quella dell'anno scorso e rispetto ai mesi che abbiamo precedentemente eh, diciamo, attraversato. È finito il braccio di ferro, il Consiglio di Stato ha respinto l'ultimo appello contro l'aggiudicazione della gara per il trasporto pubblico locale in Toscana alla società Autoline Toscane. Si chiude così il lunghissimo contenzioso per la travagliata gara regionale dal valore di 4 miliardi di euro per 11 anni di servizio. Soddisfazione da parte della regione che ha voluto e portato avanti con forza questa gara in realtà non ci sono da compiere atti nuovi, c'è cioè soltanto da dare esecuzione a quelli che sono già avvenuti. C'è una gara, una gara europea che è stata bandita oramai anni fa e finalmente dopo questo lungo contenzioso. Penso che abbiamo l'ultima sentenza, una delle tante, che ha decretato la correttezza della gara che è stata bandita e che è stata gestita dalla Regione. E io devo veramente ringraziare la professionalità e il rigore dei dipendenti della Regione che l'hanno seguita, l'avvocatura che l'ha difesa. Eh, perché il risultato è veramente un risultato importante anche sotto il profilo giuridico, perché questa eh, è una gara che fa giurisprudenza in Europa. l'aspetto più importante ora è che si, dava, si dia esecuzione a quello che la gara prevede, perché esiste già un contratto firmato con quelli che sono stati ulteriormente decretati, illegittimi. Vincitori, e questo penso debba avvenire nel migliore dei modi, nel, eh, con eh, le modalità, diciamo, della maggiore collaborazione fra chi deve uscire e chi deve entrare, nell'interesse, ovviamente, dei cittadini toscani. Le sentenze, come tali, si rispettano e si accettano. Io eh, spero che chi si è giudicato il servizio da oggi. Crea una situazione migliore rispetto a quella che c'è stata in questi anni perché eh, lo sappiamo benissimo: i disservizi che hanno sofferto i cittadini e che hanno sofferto anche eh, i lavoratori, tutti coloro che eh, ogni mattina si alzano per garantire il servizio per colpa di questa gara che è stata fatta all'otto unico e che eh, ha comportato poi i ricorsi che abbiamo visto. Abbiamo avuto tanti anni in cui il TPL in Toscana non ha funzionato come dovrebbe funzionare in una regione nel 2021. Quindi noi speriamo e vigileremo sul fatto che le cose migliorino. Detto questo, noi l'abbiamo sempre detto che il problema nasce da quando la decisione è stata presa. Pensare di accentrare, come spesso fa il PD in Toscana, e svuotare territori di competenze è qualcosa che a noi non ci trova assolutamente d'accordo. Crediamo che invece si debba fare il, progetto, il processo totalmente inverso. Bisognerebbe andare a riporre al centro i comuni, le province, quindi riportare tutti i servizi più vicini ai cittadini. Noi abbiamo contestato la scelta, che è una scelta tutta politica del PD, fatta eh, ormai qualche legislatura fa che ha portato ricorsi e che ha portato disservizi. Finalmente intanto è finita una, una situazione che durava da sei anni e che ha portato dei disagi incommensurabili agli utenti del trasporto pubblico locale perché non possiamo dimenticarci che negli ultimi sei anni, essendo in un regime transitorio e provvisorio, Nessuno ha investito un centesimo sul trasporto pubblico locale. Questo ha portato in giro per la nostra regione autobus in stato precario. Vi ricorderete tutti gli autobus incendiati, i tanti autobus fermi lungo le strade. Ha portato tante aziende, non tutte per fortuna, perché qualcuna ha anche continuato a investire nella speranza magari di continuare a gestire il trasporto pubblico locale, ma molte hanno dismesso gli investimenti, e quindi abbiamo perso anche da un punto di vista patrimoniale. A me quello che oggi fa sconforto e lascia veramente basito è l'atteggiamento di alcuni politici del Partito Democratico. Penso a uno su tutti, Enrico Rossi, che festeggia come se la nazionale avesse vinto gli europei. Eh, questo mi lascia basito. Eh, il compito della politica non è esultare quando qualcuno vince una gara, semmai è di eh, occuparsi che finalmente la Toscana abbia un trasporto pubblico locale all'altezza di chi poi ne è l'usufruitore finale, cioè il cittadino. La sentenza ha sicuramente tracciato una linea oltre la quale è necessario costruire nuovamente un sistema di trasporto pubblico locale. Tanto più essenziale, quanto più in questo momento stiamo assistendo a un grosso problema per quanto riguarda le infrastrutture principali che interessano la nostra regione, e, e per questa ragione e, è necessario cercare di spostare maggiormente l'utenza al trasporto pubblico. Un trasporto pubblico che in questi anni ha avuto moltissimi problemi, si segnalano sulla costa, a Pisa ma anche a Livorno, dei guasti ai bus praticamente continui, disservizi, eh, problemi anche per quanto riguarda la, la tutela degli autisti e delle persone che viaggiano. E in questo momento credo che ci sia bisogno di dare all'utenza un servizio efficiente, un servizio soprattutto che riesca a estendersi anche alle aree che sono meno servite e la Regione si deve attivare da questo punto di vista per cercare di far sì che la sentenza abbia un'attuazione, che il passaggio avvenga a questo punto, con tutti i crismi e soprattutto si ritorni di nuovo ad avere un'efficienza un che in questi anni troppo tempo è mancata. Sicuramente la gara così come è stata improntata. E con i sette anni di eh, trascinamenti legali che ha avuto, è stato un problema per tutti i Toscani, ma soprattutto ha fatto capire che anche la regione, da questo punto di vista, non è stata in grado di mettere su una gara come si deve e che non avesse tutti questi strascichi che, purtroppo, ci hanno portato alla situazione di adesso. Tutto il Consiglio regionale ha espresso viva soddisfazione a nome dell'Aula per il ritrovamento del piccolo Nicola, il bambino di 21 mesi. Che era scomparso nel Mugello, una storia che ha tenuto in apprensione la Toscana e l'Italia intera. Fortunatamente conclusasi con il lieto fine. Eh, siamo tutti con Nicola, con il carabiniere che lo tiene in collo. Grande onore all'arma, e con tutti i volontari che si sono prodigati ritrovando in questa scarpata impervia. Eh, questo bambino che con il suo volto un po' graffiato ma sereno ci dà il senso di una bella eh, storia a lieto fine di cui siamo orgogliosi. E naturalmente Nicola lo sappiamo, fa parte di una famiglia di apicoltori eh, in una realtà, quella di Palazzolo sul Senio, dove vi sono queste comunità dette degli elfi eh, che impareremo a conoscere di più che vivono a contatto stretto con la natura quindi si tratta di un bambino che insieme al fratello che è di due anni più grande non ha nemmeno due anni ma è abituato fin da quando ha mosso i primi passi a muoversi in libertà e il fatto che sia stato ritrovato in questa scarpata assolutamente impervia a più di tre chilometri dalla casa per arrivarci una persona normale che, cam che cammina bene gli ci vuole più di un'ora quindi pensate a un bambino di meno di due anni che ha fatto tutto questo percorso che è accaduto chiaramente nella scarpata, meno male eh, che nel muovere le frasche ha richiamato l'attenzione eh, di una persona. Il carabiniere si è precipitato nella scarpata nonostante il rischio e il bambino è stato ritrovato e salvato e in buone condizioni. Una notizia che ci riempie il cuore: eravamo tutti molto preoccupati perché le prime indagini non portavano a nessun risultato. Consentitemi di ringraziare tutte le forze dell'ordine per il grande lavoro che hanno portato avanti. con i impegno, dedizione, grande professionalità come fanno sempre. Eh, fatemi ringraziare il sindaco Moschetti di Palazzuolo sul Senio. Eh, una comunità che si è stretta intorno alla famiglia di Nicola c'è stato un impegno collettivo, questa è la forza della nostra regione. Siamo delle comunità coese che hanno la capacità di mettersi a disposizione degli altri nei momenti di maggiore difficoltà. Eh, è bello che tutto si sia risolto con un lieto fine, ma su questo ognuno di noi deve fare la sua parte sempre perché non accadano situazioni di questo genere genere perché tutto possa come dire, eh, procedere in maniera sempre corretta. E...